guarda questa, che figata! Fai una foto bellissima. Guarda! Le lame anche. Guarda il filo! Ma non puoi utilizzare l'applicazione di default di foto e registrazione video? No, vabbè, cioè tu lo sai che adesso hai creato un mostro. Questa è una droga, basta, smettila, se no qua non finiamo più. Ciao ragazzi, mi hanno spedito una cosa molto figa, me l'hanno regalata, eh sì, per fare questo video. Valerio, io mi sono già microfonata, tra un attimo sono da te. Va bene, grazie. Finisco una cosa, arrivo. Va bene, dai. E mentre Mariella finisce una cosa che non si sa cosa, così lo faccio vedere anche a lei che ancora non l'ha visto, e vi dico che cos'è già. È un microscopio per il telefono, per il smartphone, stavo per dire. E quindi chi ha una lente, due lenti, 10 lenti, anche io per esempio ne ho 3/4 che fanno mezzo niente, perché fa... È un telefono che ha fatto la Motorola. Se volete informazioni su quale telefono o quale brand non acquistare, chiedetemelo, ve lo dico subito. Ok ragazzi, ecco, nei commenti mi dite anche cosa ne pensate di un accessorio del genere e quali applicazioni si potrebbero fare. Noi intanto proveremo alcune cose. Eccoti! Cioè, hai messo questa pianta in mezzo set. Non ci avevo pensato, aspetta. Veramente. Ok. Non lo so. Ho portato anche il telefono che prima mi hai detto di preparare. Bravissima. Allora, che ci sei, è carico, sì, ecco. Cos'è? È una cosa che mi ha regalato l'Apexel, questa azienda che va a... Apexel? Eh sì, penso. Apexel, forse la pronuncia, non lo so. No, mi faceva sorridere questa cosa Ape. Ah, perché devi guardare Excel, Ape, ok. Dell'Apexel, che adesso non mi invieranno più niente perché Mirella gli ride in faccia, grazie. C'hanno anche, loro hanno anche un teleobiettivo su cui ho messo gli occhi e ho detto inviatemelo che provo pure quello. Niente, mo' sono giocato, vabbè, fa niente. È un bellissimo brand, marchio, un naming ormai veramente strepitoso. Ormai è fatta, no, ormai è fatta. Vabbè, è un microscopio per il telefono, eh? Oh! E me l'hanno regalato, me l'hanno spedito gratuito per fare questo video. Però io come... questa sta a registrarsi. Però come al solito, ragazzi, se una cosa mi piace lo dico, se non mi piace non lo dico. 200 per perché... È una calcolatrice? No, non è vero. Dai! Ah, funziona, guarda che figata, se tu ti hai premuto, guarda, ta-da, c'è pure la luce, se la clicchi fa due cambi, uno e due che sono quasi percettibili. Via. Qui c'è anche Tango. Sì. Ciao Tango! Un video così lo facciamo vedere ai nostri amici. Sì, ha fatto il mio, così abbiamo un video utilizzabile. Sì? Sì, perché sennò con l'iPhone tocca convertirlo 8 volte. È vero. Tocca farlo passare... 62. Ciao Tango, ciao bello. Tango, ciao. Vediamo anche i peli di Tango col microscopio. Allora ti faccio vedere come funziona, eh? Che carino. Mi hai dato un bacetto. Lancia i bacetti. Bello, bello, solo a me. Allora, guarda, dammi questo, interrompi. Eccolo, ecco Tango. Ma ti hanno filmato la liberatoria, come facciamo? Eh no, è vero, la liberatoria è l'immagine. Stai qui con noi, Tango. Bellissimo, ciao. E dai, mo mi distraggo, però io so canaro qua. Carino, ciao. Che sei. Ciao, pure gattaro, non solo canaro, come sapete. Però attento al microfonino, ecco. Bravo, Tango. Allora, adesso registrerò con un'applicazione lo schermo del telefono. Se volete sapere quale... Non ve lo dico. No, invece sì, si chiama Az. Az? Screen Record. Screen Record. What's me quello là? Ma non puoi utilizzare l'applicazione di default di foto e registrazione video? Ma non puoi utilizzare l'applicazione di default di foto e registrazione video? Per registrare lo schermo, amore. Io registro lo schermo e così faccio le foto, insomma. Beh, effettivamente. Da, 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 da. Sì, sì. Cioè tu devi registrare il contenuto che riprendi con il microscopio, no? Esatto. La devo interrompere questa applicazione. Si fa quella cosa. Senti, io ho posizionato sta luce male, però aspettate. Ragazzi. Sì, infatti. Cioè, siamo un po' buchi. Come mi muovo, ti si imbuisce, tiraggio adesso luci proprio zero. No, perché dovrei stare così fermo. Senti, ma. Aspetta. Tango sta mangiando delle cose. Oh, Tango, quella zaino fotografiche! No, ferme! Ferme! Allora, guarda un po' che vediamo figata. Vediamo che succede. Intanto tu c'hai fuori. Quindi si applica. Questo intanto ti faccio vedere che guarda, scorre, fai così.
quindi ecco, già c'ha la slitta. Slittabile. Tango, quelle sono parti che, di un uomo che non vanno toccate. Tango, vieni qui, va. Vieni qua, che Valerio, girati tu. Vieni qua, Tango. Girati cosa? Dai. Senta. Ho premuto ciaone. Bellissimo, quel cioccaneccio. Eccolo qua, eh. Ma sapete che quando Mariella mi invia le foto fatte col suo telefono, addirittura non, il mio computer non le legge perché è Windows e questo è iPhone qua, Apple, sì. Apple. Allora, ecco qua, io appoggio la lente, come potete vedere dalla camera dall'alto aerea, dalla ripresa aerea. La ripresa aerea. Eccolo. Starnutito, Tango, salute. Me lo sposto fino a che non è centrale. E ora, non è che funziona come le lenti macro che stai lì a una distanza, deve stare appoggiato. Sei pronta a vedere che effetto fa? Mm-hmm. No, ma questo cos'è? È la scritta, cioè la stampa del disegno. I suoi pixel del disegno. Esatto, guarda la scritta, per esempio. Tiè. Oh, fighissimo. C'è scritto? Che cosa vogliamo provare a vedere che da c'è scritto? Film? C'è scritto. Non riesco a essere politicamente corretto, quindi non lo dico. Allora, ma l'ho detto che questa ditta Apex è fantastica, produce questi oggetti meravigliosi. Esatto. Mandatemi pure il telescopio! Ok, quindi proviamo una stoffa, dai, io ho preso un po' di cose a casa, anche una tua lametta con quella che ci fai la barba, esatto, sì, no? La mattina. Vediamo un po' qua. Guarda la trama! Che figata! Deve stare appoggiato piano. Vai, ecco. Fai una foto, il video. Questo è un video, però. Ah! Si sposta! Ok. Faccio una foto. Guarda, si vedono anche i pelucchi della stoffa. Ecco, guarda, guarda, guarda. No, guarda che figata. Ma posso applicarlo anche qui? Sì, guarda. Che ma fissa. Ma invertito. Vai, ho capito, dai, divertiti con l'iPhone. Però dopo le foto me le dai tu già convertite. Ho preparato anche le foglioline, un salamino. Quello è il mio block notice. Sì, ragazzi, block notice salami di Mariella. Forma di salamino. Provo un pezzo di carta igienica anche sporca usata, non così vediamo vero, i batteri. Dai. Ho provato questo pezzetto qua, questa altra pezzetta che si è incollata. Ah, la microfibra, guarda come attira. Allora fammi capire. E dei trucchi succede. Poi che ho trovato in giro. Voglio degli aghi. Nel frattempo che Mariella capisce come funziona il suo telefono, si scherza. È bionda. Ma tu sei microfonata bene, sì? Sì, sì. Abbiamo fatto un check. Ehi. Ok, non è che piccia, ho visto livelli rossi piccia quando parlavi tu. Valerio, abbi pazienza un attimo, perché devo capire. Io devo capire, ma come ho fatto i capelli? Ah, per fare il reel mi sono messo un chilo di gel. Infatti te lo volevo chiedere. Sì, sono diventati una paglia. Magari allora, posso abbellire. C'è da dire che per centrarlo bisogna essere un attimo dei geni. Signor Lee, le piace questa recensione? Guarda! Che bello! Ma perché non aumenti un po' la luminosità di questo display? Tieni sempre in modalità vampiro qua. Ecco, oltretomba. Ma che vuoi risparmiare? Devi appoggiare bene, ecco, fai uno scatto. Madonna Valerio, ho fatto lo scatto. Mi ha fatto venire un infarto. Fermati un attimo, stai fermo, dai. Oh, allora, poi c'è un'altra stoffa, per esempio. Guarda questa, che figata. Fai una foto, bellissima. Poi c'è la lametta. Togli la plastica. Ah già, hai ragione. È usata questa tra l'altro. Non è usata. Peli pubblici. Dai Valerio, come sei volgare. Ma che volgare, ho detto peli pubblici, mica ho detto. Oh. Guarda. Le lame anche, fai prima uno e poi l'altro. Sì, prima questo. Fai prima la parte, come si chiama, quella roba della menta che rilascia e le lame. Guardate le lame. La menta che rilascia. Microlame. Se sta a scaricare pure qua la telecamera. Porca zozza! No, no! Allora aspettate! Il filo! Lago! Lago! Filo, no, tutto! Lago. Vai, sbrigati! Sì, dove sono? Ma tanto mo cambiamo a batteria! Il filo, guarda il filo! Ci sono anche dei.
Cioè uno ci può fare anche delle foto per i social così e portare le persone in un mondo differente. No, guarda, veramente io adesso apro un profilo. No, io sto pensando a una cosa, ragazzi, che avrò problemi a riprenderla adesso questa lentina. Io temo che Mariella me la frega. Guarda! No, vabbè, cioè tu lo sai che adesso hai creato un mostro. Sì, so che mi sono giocato questo accessorio. Ah, Pexel, me ne mandate un altro perché questo me l'ha rubato Mariella. Guarda! Già lo so, guarda. Chi? Signora Pexel! Mi mandi il telescopio anche. Due. Ma come è possibile? No, uno, un telescopio e un altro microscopio. Fammi vedere proprio la. E voi ragazzi, cliccate il link in descrizione a Amazon, così utilizzate il mio link e loro vedono che io sono bravo. Gli orecchini. Ma tu cacci sempre fuori un orecchino fatto da te, sta paraculaggine qua, eh? Sì, ne ho presi due modelli diversi. Ah, pure, volevi portare l'espositore. Uno ecco, con questo, l'angelite, esatto. Con l'angelito Jolie. L'angelite e l'angioletto. E l'altro con una ceramica. Ah, questa si chiama angelite, queste palle. Sì. Io pensavo fossero le palle degli angeli, invece è l'angelite. No, è una pietra semipreziosa. Quindi facciamo così. Guarda qua la ceramica. Che fissa. Decorata. Il trucco? Però si sporca col trucco. La voglio vedere. Madonna, ma dove ho preso su? Mamma mia, ti è. L'ho provata questa lente sulla mia pelle, ho capito che ho un urgente bisogno di una crema. Guarda, penso che tutti i gel i cosi mi abbiano tirato fuori una roba. C'è un buco, un micro buchetto. L'unica cosa è che so che costa produrre queste cose, ma un pochino più grande in modo tale che copra anche lenti un po' più grandi, perché sennò fa la vignettatura. Eh no, perché a te poco lo fa, niente, con l'iPhone, vabbè. Vediamo con questo iPhone. Chissà se con quelli nuovi. Apple, questa è la tua occasione per inviarci due iPhone 13. Esatto. Che ti fanno sta roba senza lente. Guarda questo secondo me. Ma questo, la microfibra io la adoro. Io questa l'ho fatta. Ragazzi, diteci poi, tra l'altro, in un commento, qual è la foto che vi ispira di più, che dice, cacchio, voglio far pure io una serie di foto da pubblicare sui social così, con questo affaretto. A me è quella con la microfibra rosa. Guarda! Che cavolo è il trucco? Sì, sono. Oh, che bello! Questo mi piace perché se tu pubblichi una roba del genere, eccola qua. Bellissimo. La gente non sa che cavolo è, dice, ma che è sta roba? Mamma mia. Ok, questa è una droga, basta, smettila, sennò qua non finiamo dai. Più. Dai, devo finire il video, dobbiamo fare anche altre cose oggi. Te lo lascio. Ok. Non è vero. Vabbè, te lo lascio, dai, te lo regalo. No. Grazie. Facciamo metà per uno. Per San Valentino. Siete tutti i testimoni. Ecco il mio dono amore anticipato per San Valentino. No, però poi mi devi fare anche un altro regalo. E allora questo me lo tengo io. No, lo condividiamo, dai. Dai. Certo, ti faccio un altro regalo per San Valentino. E tra l'altro dobbiamo fare anche un video per San Valentino. Ma tra l'altro, aspetta. Lo sai che facciamo? Se mi regali questa cosa qui, io ti regalo... questa cosa qui più un altro regalo. Io ti regalo la tuta mimetica per... quella professionale, quella che costa 50 euro. Va bene. Come va bene? No, sto scherzo, ma quell'altra che economica mi va benissimo. Così ci faccio anche i tutorial. Vabbè amore, ci dobbiamo sbrigare a fare il nuovo video perché San Valentino veramente manca domani. Poi ti vesti, mi vedi quel giardino. Certo, ci faccio proprio i video, che figata. Ok ragazzi, dai. Questo è figo, l'abbiamo visto, l'abbiamo provato, l'avete ha visto? Provato. Link in descrizione, io sono affiliato Amazon, quindi i link aiutano. Apexel. Ma smetti di male del nome, non ti piace, no, l'ho capito, non lo dire, lo dico io. Ah, cazzo, guardavo! Ciao ragazzi, grazie per avermi inviato, signora Apexel, questa cosa veramente, veramente very good, very figa. Mi piace, ci è piaciuta. A voi? Iscrivetevi al canale. Ditemi cosa ne pensate. Attivate la campanella per nessuna tutte le notifiche e cliccate sul link in descrizione. Esatto. Il bello è che non serve nessuna applicazione, no? È ricaricabile, l'abbiamo detto, è ricaricabile, no, con USB. Non lo so, ti dà, no, il cavetto USB-C che tu lo inficchi e carichi. Come la lucina. E il sacchettino e la cosa, l'ho detto, è tipo questa non è, ma l'ho persa già quella. Vabbè. Cosa hai perso? Il pannettino originale. Un pezzo di salame. No. Come una scatoletta, come una lametta, plastichetta, una stoffetta. Basta. Ero entusiasta. Dai, andiamo a fare la spesa. Come la spesa? Dobbiamo fare un... come la spesa? Adesso. Sto stanco. Tiè, gioca, fai un po' di foto, tieni, dove sta? Vai, tieni, gioca, diverti. Andiamo a fare la spesa. Molto interessante.